delle spallette di vetro che sembrano ceramiche in realtà, oppure usare la sabbia, diciamo soda e potassio, tre componenti principali, di cui il principale è la sabbia, per fare il vetro. Noi gli abbiamo detto, ma no, prendiamo le bottiglie che facciamo prima, no? Invece di dover trasformare la sabbia in vetro, le bottiglie sono già bottiglie, si devono solo ammorbidire, dobbiamo solo alzare la temperatura. E quindi adesso tutti i vicini sanno che noi ci piace il vetro, e noi qui siamo tutti in barattolo di vetro, e recuperiamo la parte di ogni parte. Quindi arriva il vetro, che ha i tappi di plastica, i tappi di metallo, c'ha le etichette, lo puliamo, lo rompiamo, lo mettiamo dentro la fornace la sera e la mattina dopo è bello squagliato, tutto uniforme, non c'ha più bolle, che si creano tutte bolle. Ma quando c'è tipo la carta sul vetro, no? Ma se leva tutto, non rimane così. Si mette a bagno, e te lo metti a bagno nell'acqua e la carta se ne va. E poi, appunto, dopo un po' di impurità, però comunque la carta si brucia. Sono più gli inchiostri che contengono ossidi metallici, quindi lasciano dei colori. Poi lavoriamo i pezzi che vogliamo fare, li mettiamo là sopra, nella tempera si chiama. La mattina, appunto, li facciamo temperare, la sera lo spegniamo, e la mattina sono pronti. E poi riniziamo, quindi un ciclo continuo. Ogni giorno squagliamo altre bottiglie, le trasformiamo, la mattina dopo tiriamo un po' di pezzi fatti e poi continuiamo a riciclare il vetro che usiamo noi, perché non è che si butta il vetro, no? Non è che io dopo che mi è cascato un pezzo per terra dico oddio, mo è cascato per terra, non lo posso riciclare, oppure mi è venuta male la frotta l'ho appena fatto, no? È venuta male, io stasera la metto nella fornace, quindi è un ciclo continuo. Che altro? C'è la mia.